E 21 arresti tra Benevento, Napoli, Roma e la Spagna per smantellare un'organizzazione internazionale di trafficanti di stupefacenti. Operazione dei carabinieri. Anna Testa. L'hashish comperata in Marocco a 150 euro al chilo veniva venduta in Italia anche a 2000. Il prezzo variava a seconda del luogo, le modalità di pagamento erano gestite in maniera da ripartire il rischio dell'eventuale fallimento del trasporto. In pratica l'ordinativo del carico avveniva attraverso la raccolta delle cosiddette puntate. Pagando il carico di droga in Spagna, infatti, il rischio della perdita veniva accollato unicamente sugli esponenti marocchini dell'organizzazione e non sugli acquirenti. Una volta in Italia poi il costo della droga al dettaglio, hashish, cocaina e marijuana, arrivava anche a cifre altissime, oltre 5.000 euro al chilo. La base logistica dell'organizzazione in Italia era nel Beneventano. Due anni di indagini e l'operazione Hidago, coordinata dalla DDA di Napoli, ha portato a 21 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, Egle Pilla, tra Napoli e Benevento. Gli arresti sono stati eseguiti tra Italia e Spagna, sequestrata dai militari anche una tonnellata di droghe di varia natura. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo vanno dall'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, alle armi e al riciclaggio. E a Sorrento.